Buonasera, questa è Assemblea On Air, oggi il nostro speciale sul 2 agosto. Narratori di una strage, un successo da 10.000 persone. Il 2 agosto è stata la giornata dei narratori di una strage, un successo da migliaia di persone, almeno 10.000, per le narrazioni popolari con cui l'Assemblea Legislativa Regionale e l'Associazione dei Familiari delle Vittime hanno ricordato il 37° anniversario della strage di Bologna del 1980. 85 narratori che in 85 luoghi della città hanno riportato in vita le storie delle 85 vittime. Un evento riuscito, secondo il regista e ideatore di Cantiere 2 Agosto Matteo Belli, che ha sottolineato come la memoria sia tornata con umanità tra la gente. Il significato di un'emozione che stiamo riscoprendo, di un'umanità, di una capacità di ritrovarci come cittadini, come esseri umani nella riflessione, nel dolore ma anche nel piacere di tenere viva attraverso questa attività della memoria un impegno che a volte sembra quasi d'altri tempi. I cittadini narratori si sono impegnati in una prova di resistenza fisica, un sacrificio personale e di testimonianza civile che ha resistito all'afa opprimente. Per questo la presidente Simonetta Salliera ha voluto dare il suo ringraziamento agli attori non professionisti che hanno partecipato. Lo ha fatto alla vigilia del cantiere, quando in Piazza del Nettuno ha accolto tutti i narratori. Grazie agli 85 narratori, lo sforzo che avete fatto per ricostruire pezzi di vita, di persone. Persone che erano lì per caso in quel momento, ma avevano una loro vita e avevano i loro sogni. Dalla piccola Angela Fresu, la vittima più giovane della strage, alla storia dell'86enne Antonio Montanari. Tutte le narrazioni hanno preso vita dall'accurato lavoro di ricostruzione della storica Cinzia Venturoli. Abbiamo raccontato le storie delle vite basandoci sulle fonti storiche, quindi è un vero e proprio progetto di public history, cioè come arrivare alle persone comuni, ai cittadini, ai giovani, per raccontare la storia, uscendo quindi in qualche modo dall'accademia ma riportandola fra i cittadini. Entusiasta dell'iniziativa anche l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, che nella messa di suffragio per le vittime della strage nella chiesa di San Benedetto ha voluto menzionare i narratori nella sua omelia. Sul campo numerosi cameraman dell'assemblea e operatori di TV pubbliche e private regionali. Il lavoro delle TV, che ora stanno trasmettendo questo programma, contribuirà alla realizzazione di un documentario video che sarà presentato a settembre. I protagonisti di questo 2 agosto sono stati loro, i narratori popolari, le guide e tutti i cittadini che si sono fermati ad ascoltare le loro storie. Più di 10.000 che hanno seguito i 12 percorsi e grazie alla mappa hanno scovato i loro narratori nella città. Molto importante trasmettere la memoria in modo anche non convenzionale. Credo che questo possa dare prospettive anche di trasmissione ai più giovani, quelli che non hanno vissuto queste cose. Io stessa sono nata un anno dopo la strage, no? E penso anche che tutto l'attivarsi che c'è stato di persone che ha aperto le proprie case, i propri cortili, i propri negozi, come appunto un'amica che sto seguendo in queste ore, sia in piccolo, in modo diverso, simile a quello che è successo quel giorno, no? E toccanti anche per le scelte narrative che sono state fatte, davvero non solo una bella idea ma anche ben interpretata. Mamma, papà, Tasmir, il mare! È comunque di forte impatto emotivo e secondo me è anche un modo, insomma, per far conoscere anche a persone che magari non l'hanno vissuto in prima persona come me, la storia appunto di ognuna di loro e di come, insomma, si sono potute sentire in quel determinato momento. Tutte commoventi, sono tutte storie degne di essere raccontate, non solo oggi. Rivivere le vite delle persone è stata un'esperienza intensa anche per i narratori, che hanno lavorato per 7 mesi sulla storia delle vittime, portandola poi in scena davanti a un pubblico commosso. Il fatto di tirar fuori tutta questa storia, sì, dà una forte emozione, una forte tensione che si cerca di veicolare positivamente per rendere al meglio per il pubblico. Vi posso assicurare che far rivivere una persona morta in questa occasione è una enorme difficoltà, perché bisognerebbe avere la capacità di trasmettere i sentimenti e le emozioni vissute personalmente.
stata veramente difficile questa mattina, perché i figli del signor Lauro si sono venuti a presentare. E come fai? Non è facile, cioè, voglio dire, questi sono cresciuti senza un padre e una madre. Perché? Sul posto, purtroppo non c'è più. Io sono orgogliosa di mia figlia. Tanti motivi che hanno spinto i narratori a mettersi in gioco, come per Alessandra, il cui padre era uno dei soccorritori in servizio quel giorno. Mio padre era uno dei soccorritori pompiere che ha salvato molte vite durante la strage. Io, figlia, per ricordarlo, ho deciso di intraprendere questo viaggio. Una giornata caldissima, una prova di resistenza fisica, come testimoniano anche le guide dei percorsi. E da guida in uno dei percorsi più lunghi, perché noi partiamo da Pietralata e arriviamo fino a via San Vitale, devo dire che è abbastanza stancante. Però le persone ci sono, ci seguono, anche nei narratori ci si vedono dei momenti un po' toccanti, sì, è molto bello, c'è una vibrazione, non so come dire, si sente proprio. Ancona, Pesaro, Rimini, Forlì. Quella del 2 agosto 2017 è stata un'opera di memoria collettiva che ha cercato di restituire alla città quelle vite che qui si sono fermate 37 anni fa. Aver vissuto, ascoltato queste storie nelle strade della città, proprio entrando nell'anima della città, in persone che, va bene, venivano anche da altre parti d'Italia, però ecco, insomma, esprimono, sono collegate alla nostra, a Bologna, ecco, quindi alla ferita che è stata fatta alla città.